stasera è in fermento per via dei video di questo pilota, F8 Fate, che semina distruzione sugli altri fuggitivi durante una gara clandestina. Le gare clandestine sono uno sport di contatto, ma questo livello di violenza non era mai stato raggiunto. Dicono che Fate sia un fuggitivo, ma per quelli che l'hanno visto comparire nel retrovisore, le sue tattiche sono rivelatrici. Ci sono piloti che guidano per la libertà, per sentirsi liberi. E ci sono quelli che guidano per sfogare l'aggressività, per dominare. Fate non è uno di noi. Fate è uno sbirro. La polizia vuole corromperci dall'interno. Se loro usano le nostre auto per mandare un messaggio, noi faremo lo stesso. Stanotte vestirò i panni del lupo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dell'Itecrono, sempre di Need for Speed. La volta scorsa sta stronza, come sempre, ha fatto la bocchinara e si è spenta. C'è un limite a quanto pare, ma io non posso metterla e toglierla così, è troppo. Cioè, io sono un poliziotto e devo far schiantare 3 poliziotti. E se mi sbaglio, l'hot pursuit è quello col poliziotto, quindi facciamone uno a caso, facile, tranquillo, così non ci saranno problemi. Quindi benvenuti in questo nuovo video, grazie per tutto il supporto, tutto, ciao. Puoi cambiare la tua speed list attuale dal nascondiglio per scegliere degli obiettivi diversi. Mo' avevamo sempre gli stessi. Fai schiantare 3 poliziotti, il che è molto 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 difficile. Codice 3 su diversi obiettivi presso Laguna Drive. Richiesto... E non ho mai avuto... Oh, però andiamo. Come non si attiva? Vuole superare sta polizia? Ah, ma questa è un altro mo. Si dovrebbe muovere un po' la polizia dietro, eh? Wow, sta macchina non mi trovo proprio, sinceramente. Boh, io non la vedo più la polizia. Un poliziotto che fugge dalla polizia. Inception. No, a me no. Oh sì. Centrale sospetto riavvistato, codice 3. 1. Altri agenti, continuate l'inseguimento. Attenzione, un'unità è all'inseguimento. 1044, agenti in zona, intervenite. Ma stai per morire, stronzo, stai per morire! Come ci si sente? Dov'è quello lì che stava per morire? Non vedo un cazzo!
L'ho visto. Solo che non riesco a controllare la macchina. Mannaggia la puttana. Oh, però intanto uno si è schiantato almeno. Può darsi che piano piano, uno alla volta, si può fare. Si può fare. Riprendiamo un altro Hot Pursuit. Questo pure se è medio. Corsa epica. E se lo dice il titolo, wow. Wow. Il mio obiettivo è sempre la Lamborghini Veneno. Anche se questa Ferrari che abbiamo sbloccato la volta scorsa, sinceramente, la vorrei comprare. Questa è una prova a tempo. Ma che cazzo dici? Ma quale prova a tempo? Ma vaffanculo. Io volevo l'Hot Pursuit. È sempre lo stesso. Hot Pursuit. Sai cosa significa Hot Pursuit? Wow. Guida selvaggia. Poliziotti schiantati 2 su 3, veramente. Non so se è perché è una macchina della polizia, ma corre come... Dai, forza! Relax! Voilà! Voilà, non sto capendo un cazzo. Che cazzo sta succedendo? Chi è quella alla gialla? Ma vaffanculo, tu e sto danno critico. No, c'ero vicinissimo. C'ero vicinissimo all'ultimo stronzo. Aveva tanto così di vita. Tanto così. Ce l'aveva piccolissimo. That's what she said. Scusa, perché me lo porta fatto? Inizia qui. Se me lo porta fatto, perché non andiamo avanti? Non so manco che ore sono. Alla faccia di sto cazzo. È tardi. Entra in un nascondiglio. Come risolvere una speed list in 5 secondi. Oh, guardate come lo scassa il nitro questa macchina. Lo sfonda proprio. Yes! Vittoria! Vediamo un poco. Se vieni catturato perderai i tuoi punti e il tuo moltiplicatore sarà a zero. Che cazzo? Ah.
opinione pubblica indignata alla notizia che tutti gli agenti sono stati assolti dalle accuse di abusi. Ci sono state segnalazioni di disordini, ma una massiccia presenza di polizia ha prevenuto il peggio. Un fuggitivo in particolare, nome in codice Zephyr, è diventato una specie di Robin Hood per aver rubato una pattuglia e iniziato un inseguimento di enormi proporzioni. Ormai non sono più solo gare. Stiamo mandando un messaggio e la gente ascolta. Costruirò la mia fama sul loro fallimento. Wow, capitolo 7. E la prossima volta sbloccheremo la Lamborghini Veneno. Quindi mettete mi piace, ragazzi, per vedere subito il capitolo 7. Mettete mi piace per iscrivervi al canale delle Tecronos, ragazzi. Grazie per tutto il vostro supporto. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao!